qui prima di tutto si parla di business model canvas. Business design è inteso come uno strumento di business utilizzando gli strumenti di grafica, di design. Tutti da bambini abbiamo sempre adoperato strumenti grafici per memorizzare e la metodologia logica utilizza sempre il design grafico per memorizzare dei percorsi metodologici. Ecco perché parliamo spesso di business design e il business model canvas rientra negli strumenti metodologici. Bene, commercialista e sono innamorato della creazione di impresa, per cui dedico il mio tempo a stimolare gli imprenditori nella creazione e sviluppo della propria impresa. Spesso ogni imprenditore ha bisogno di adoperare dei metodi di determinazione del piano di impresa che aiutano ad acquisire una roadmap per orientare le proprie scelte. Il Business Model Canvas è sicuramente uno strumento che consente di migliorare le strategie di impresa. Questo percorso lo seguiremo partendo praticamente dalla definizione del Business Model Canvas e se speriamo di avere altro tempo, cercheremo di trattare anche altri argomenti che possono essere utili a migliorare lo sviluppo di un'impresa o anche delle competenze di un professionista. Difatti, il mondo del business design è un mondo che va oltre il business model canvas e tiene in considerazione anche altri strumenti, altre metodologie che sono Solution Design Canvas, il Customer Experience Canvas, il Mission Canvas, il Personal Business Model Canvas e il Branding Canvas. Sono tutti strumenti e metodologie che aiutano l'individuo, quale membro di un'organizzazione, a performare il proprio tempo. Vediamo perché parliamo di Business Model Canvas innanzitutto. Il Business Model Canvas è uno strumento semplice e pratico che aiuta l'imprenditore a innovare il proprio modello d'affari. Spesso l'affermazione ricorrente di molti imprenditori che ascolteranno anche questo webinar, oppure cui si propone di cercare di definire un proprio modello di business è: ma io ho sempre operato in questo modo, perché cambiare la strada vecchia per la nuova? Perché l'uomo è tendenzialmente abitudinario e non vuole mettersi in discussione. Invece l'imprenditore deve mettersi continuamente in discussione proprio perché l'ambiente in cui si colloca è un ambiente turbolento che varia nel tempo. Per cui non è pensabile che un imprenditore sia un soggetto statico. L'imprenditore, il team, la squadra che fa parte di un'impresa deve essere dinamica, così come è dinamico il mercato. È il luogo in cui si opera. Per cui ricordo una citazione di Philip Kotler nel Market Forum, secondo cui le aziende in Italia falliscono perché sono gestite pensando principalmente al profitto di breve termine e non nel lungo periodo. Ancora Steve Jobs dice: l'innovazione è ciò che distingue un leader da un follower. Dal mio punto di vista, disegnare il posizionamento aziendale aiuta a programmare il riposizionamento nel tempo. È proprio la necessità di posizionare un'impresa o riposizionarla nel tempo la motivazione che deve spingere l'imprenditore a mettersi sempre in gioco, considerare che il proprio ambiente è un ambiente dinamico e necessariamente ad operare dei metodi che lo aiutano a pianificare in modo strategico il proprio business. Business Model aiuta l'imprenditore quindi a chiarire qual è la propria direttrice di sviluppo. Io adopero il Business Model Canvas prima di tutto perché è uno strumento grafico che mi aiuta anche a memorizzare gli step che devo seguire nello sviluppo di un'attività, di un progetto, di un lancio di un prodotto, di un lancio di un'innovazione di processo, di una riorganizzazione di posizionamento strategico di un'impresa. Possiamo avere diverse dinamiche. La metodologia si applica a diverse dinamiche. Si può applicare a una startup, sicuramente in qualità di innovation manager e dottore commercialista, CEO di Fare Impresa, che è un acceleratore per startup e PMI innovative. Noi adoperiamo il Business Model Canvas come metodo per riorganizzare i fattori produttivi e adoperare un piano strategico per posizionare meglio l'impresa.
utilizziamo uno strumento grafico che è proprio il Business Model Canvas, perché mi aiuta a collaborare con l'imprenditore e definire in modo grafico proprio gli step che bisogna seguire. Quindi indispensabile utilizzare dei metodi in gestione aziendale. Quindi il business model descrive le logiche secondo cui un'organizzazione crea, distribuisce e cattura valore. Questa è la definizione di Alexander Osterwalder, colui che è l'ideatore del business model canvas. Nel suo libro Business Model Generation e Handbook for Visionary Game Changers and Challengers, nel 2010 lancia col suo libro il modello del business model canvas, un'innovazione che aiuterà poi nel seguire tanti imprenditori a innovare il proprio business grazie all'utilizzo di metodi per strutturare un modello organizzativo, e l'architettura e la configurazione con cui l'impresa deve gestire i flussi informativi interni. Un'azienda, se considerate che l'azienda è un complesso di fattori produttivi, dove le varie combinazioni scambiano all'interno e all'esterno informazioni, inevitabilmente vanno organizzate. Per cui il modello di business, secondo il modello Canvas, è un modello che tiene in considerazione i blocchi, 9 blocchi, sono 9 argomenti fondamentali che bisogna affrontare e discutere, definire, fra i quali ci sono continui scambi di informazioni. Vediamo nel dettaglio. Ora, ecco qui il nostro Business Model Canvas, strumento grafico con 9 blocchi, 9 argomenti che nel complesso compongono un modello di business di un'impresa. Sono 9 argomenti che devono essere discussi tra l'imprenditore, il proprio team, la squadra che lavora con l'imprenditore. E spesso, perché si rivolge a consulenti esterni come noi di fare impresa? Perché inevitabilmente è necessario un confronto fatto dall'esterno. E perché quanto vale più l'esterno che la costruzione all'interno? Perché un soggetto esterno che è abituato a conoscere tanti business model può essere più stimolante, può sollecitare delle discussioni per definire ognuno dei blocchi. Ora vediamo in dettaglio quali sono gli argomenti. I blocchi sono degli argomenti che vanno definiti e discussi. Prima di tutto, il primo blocco rappresenta il customer segment, il target, a chi ci rivolgiamo, qual è il nostro cliente obiettivo, cosa gli offriamo. Quindi il secondo blocco, la value proposition, cosa gli proponiamo al nostro cliente obiettivo, al nostro target. In terzo luogo, in che modo arriviamo al nostro target? Qual è il nostro canale che utilizziamo per proporre la value proposition al target? Una volta che siamo arrivati al target grazie al canale, in che modo stabilizziamo una relazione e gestiamo il rapporto col cliente, anche per conoscere i feedback della nostra proposta, per conoscere se sono soddisfatti alla nostra proposta? Dopodiché, un altro argomento che va discusso, quindi, oltre alla relazione ai clienti, nel complesso, questi 4 blocchi, quindi customer segment, il target a cui ci rivolgiamo, la value proposition, la proposta di valore che gli offriamo, il canale attraverso cui raggiungiamo il cliente e le relazioni che si generano con il cliente, il modo con cui gestiamo le relazioni, nel complesso generano un flusso di ricavi. E in che modo quindi guadagniamo grazie a questa proposta che alimenta tutta la parte delle opportunità che il business model genera? Ovviamente per generare ricavi inevitabilmente dobbiamo impiegare delle risorse chiavi che mettiamo in discussione. Risorse perché noi proponiamo qualcosa? Lo proponiamo perché abbiamo delle risorse che sono i nostri vantaggi competitivi. Una volta definite le risorse, avremo delle attività da chiarire. Ovviamente quindi qui rientra proprio la process analysis, tutti i punti di definizione delle attività singolarmente identificate vanno poste in essere, per poi si passa ai partner chiave, cioè ovvero noi spesso abbiamo bisogno di alleanze, politiche collaborative, quindi un partner chiave può essere anche un fornitore, può essere un licenziatario,
Per cui i partner chiavi sono tutti coloro di cui abbiamo bisogno e con cui abbiamo sviluppato ottime relazioni che ci aiutano a assicurare, laddove non abbiamo risorse interne, utilizziamo quelle loro esterne. Tutto questo genera dei costi, quindi va definita la struttura dei costi. Questi nuovi blocchi sono nuovi blocchi che si relazionano fra di loro. Difatti, la logica sistematica che abbiamo adoperato, che Osterwalder identifica, cioè l'ordine degli addendi, è un ordine logico dove c'è uno scambio abituale di informazioni tra questi nove blocchi. Nove blocchi rappresentano tutti gli elementi che un'azienda deve prendere in considerazione, che caratterizzano poi il suo modello d'affari. Business Model Canvas avrà un perché. Perché dobbiamo adoperare questo Business Model Canvas? Beh, tutti quanti possono scegliere il modo in cui fare gli imprenditori. Spesso molti hanno un modello d'affari in testa, non l'hanno formalizzato. Il consiglio che diamo noi operatori del supporto, dei facilitatori di impresa, è sicuramente quello di comunicare all'interno dell'impresa, perché una volta che si ha in mente il proprio modello d'affare e non lo si comunica ai propri collaboratori, può capitare che il collaboratore non cammina lungo la stessa strada, quindi bisogna orientare il collaboratore verso la stessa strada. Ora, questi nuovi blocchi rispondono a delle nuove domande. Domande che noi, per esempio, quando ci avventuriamo in un team consolidato, abituato a gestire in un modo proprio la propria attività di impresa, iniziamo a sollecitarlo per definire la risposta a queste nuove domande, a nuovi blocchi. Prima di tutto, impresa, è chi sono i tuoi clienti? Qual è job to be done risolvo? Quindi, quale bisogno risolvo? Per cui è indispensabile definire praticamente i clienti target a cui orientarsi. Inoltre, bisogna definire quali sono prodotti, servizi e il valore che offro, perché dietro ovviamente un prodotto, dietro dei servizi c'è un valore. Il valore è costituito proprio dalla capacità poi di soddisfazione del bisogno di quel target. Terza domanda che mi devo porre è: ma in che modo arrivo al cliente? Qual è il canale che mi consente di raggiungere il cliente? Una volta raggiunto il cliente, quindi definito il target, la proposta di valore e il canale con cui abbiamo raggiunto il cliente, come stabilizziamo noi la relazione col cliente affinché sappiamo che abbiamo un feedback? Pensiamo a un e-commerce che deve lanciare un prodotto. La customer relationship è l'aspetto stradale se abbiamo dato soddisfazione allo stesso. Potremmo anche perdere di vista la soddisfazione al cliente se non gestiamo bene la relazione con lo stesso. Quindi è un aspetto determinante e cruciale in alcuni tipi di impresa. Tutto ciò genera ricavi, dobbiamo stabilire in che modo dobbiamo generare i ricavi. Ci sono metodologie diverse, da abbonamento a tariffa, lo vedremo fra poco. Detto ciò, dobbiamo definire quali sono le risorse indispensabili per creare valore, quali sono proprio le risorse di cui abbiamo bisogno, se ce le abbiamo, di capire se ne siamo proprietari, le gestiamo, se ne dobbiamo inserire altre. Tutto questo aiuterà, una volta definite le risorse chiavi, a capire quale attività dobbiamo porre in essere, di cosa. Quali sono proprio i singoli elementi processi? Di attività. Dopodiché, quali sono i fornitori strategici, gli impegni che dobbiamo assumere? Per soddisfare quello che è il nostro target. Prende in considerazione una serie di domande che bisogna porsi, un modello di business, che impatta la struttura dei ricavi e dei costi. Per cui, passando all'approfondimento relativo al primo tassello, che
è il cliente, a chi, per cui bisogna partire dalla segmentazione del mercato. La clientela va segmentata, il mercato può essere un mercato di massa oppure può essere un mercato di nicchia basato su delle singole specializzazioni, o possiamo avere anche raggruppamenti di tanti singoli clienti. Cioè, il target lo scegliamo perché noi andiamo a offrire un servizio che o un bene che soddisfa comuni esigenze di una nicchia di mercato ben definita. Potremmo anche scegliere piattaforma di fare un modello di business secondo una piattaforma multisite, che quindi soddisfa clienti diversi comuni. Ad ogni segmento può corrispondere quindi una proposta di valore, per cui se abbiamo un modello di business che ha diversi segmenti, diversi nicchie di mercato da servire, potremmo adesso offrire diverse proposte di valore. Per cui è importante quando parliamo di clientela, quindi che conosciamo bene il mercato e le distinzioni degli elementi del mercato. Specialmente per andare a costruire un business model canvas è indispensabile fare uno studio di mercato. Considerate sempre che esiste un settore che aggrega diversi segmenti di attività, che aggrega a sua volta diverse nicchie di mercato. La differenza è la quantità di bisogni che accomunano le persone. Se pensiamo al settore del food, all'interno del settore del food, che ha un valore di mercato in euro esprimibile dalla somma di fatturati di prodotti di tutte le aziende che producono, vendono, commercializzano, estraggono, trasformano prodotti alimentari, all'interno di questi possiamo avere praticamente diversi segmenti, quindi comparti, partendo dal comparto della ristorazione, per esempio, o il comparto della trasformazione, per poi passare alle nicchie. Le nicchie, per esempio, il ristorante per i senza glutine. Per cui piano piano vediamo che il settore, che è l'area madre di riferimento, che avrà un valore economico pari alla somma di fatturati dei due prodotti a tutti gli operatori di quel macro settore, si assottiglia se andiamo a guardare un segmento, cioè un di cui del settore, si assottiglia ulteriormente se andiamo a vedere una nicchia. Mi piace spesso ricordare Abel, uno studioso autorevole, che ricorda sempre che una soluzione a un problema la si dà sempre guardando tre variabili fondamentali: tecnologia, che aiuta a realizzare delle funzioni d'uso nuove, che soddisfa una determinata nicchia. Spesso nella targetizzazione e nel matching con la proposta di valore, spesso Abel proprio. Io lo utilizzo tantissimo perché mi aiuta a comprendere se sono riuscito con una determinata innovazione tecnologica a generare una funzione d'uso che soddisfa una nuova nicchia o una nicchia esistente, meglio di altre. Dedico un po' di tempo alla clientela perché è il tempo che dedico di più in assoluto quando faccio un'analisi di mercato, o meglio, quando faccio un business model canvas o un business plan, perché la fase di studio del mercato è una fase strategica determinante. Se non è ben fatta, poi dopo si possono incorrere una serie di errori. Per cui consiglio sempre anche qui, per conoscere meglio i bisogni del cliente, utilizzare una survey, cioè un questionario da somministrare, cercando di utilizzare un campione rappresentativo almeno dell'1% dell'intera popolazione. Quindi se stiamo studiando il mercato degli avvocati, dobbiamo vogliamo scoprire quali siano le funzioni d'uso di quel mercato, per definire degli elementi comuni per identificare poi una nicchia, bisogna avviare una survey, un questionario che acquisire risposte almeno dell'1% della popolazione di quel mercato. Quindi è una fase fondamentale dello studio della clientela. Passiamo alla proposta di valore. Ora, nel momento in cui abbiamo targetizzato il nostro mercato obiettivo, dobbiamo proporre qualcosa. La proposta può essere una proposta di beni o servizi, quindi una proposta di qualcosa di tangibile o intangibile, che genera valore, che dà soddisfazione a un bisogno. Per cui, quando cerchiamo di definire una proposta di valore, perché possa essere definita di valore, dobbiamo capire se la proposta è munita di alcune variabili, alcune caratteristiche. È nuova?
E qui interviene l'esigenza di comprendere se dall'aspetto tecnologico è un aspetto esistente, se stiamo proponendo qualcosa che abbia una innovazione tecnologica, è sicuramente un elemento che aiuta a dare più differenza rispetto ai concorrenti. Le performance che questo offre, dobbiamo pensare alla personalizzazione della proposta di valore, se questa è personalizzabile rispetto quindi alle esigenze. O meno, se è una proposta standard, se risolve i problemi, perché ogni volta che noi proponiamo una proposta di valore, è una proposta che risolve un problema a qualcuno. Quindi, quando abbiamo individuato un target, abbiamo individuato perché abbiamo identificato un problema che ha questo target, e dobbiamo vedere se noi siamo capaci di risolvere quel problema con una proposta di valore. Per cui sempre questa proposta può essere una proposta che abbia delle caratteristiche come il design, oppure abbia una riconoscibilità come con un marchio, sia riconoscibile di valore perché ha un prezzo particolare, consente una riduzione di costi e di rischi. E infine, se presenta una convenienza, la proposta di valore. Definita la proposta. Se valore si passiamo all'analisi dei canali. Il canale è il mezzo attraverso cui noi arriviamo al cliente. Ma come ci arriviamo? Qual è il canale per arrivare alla prossima valore? Beh, il canale potrà essere un canale diretto, un canale indiretto e che può essere sempre proprio o addirittura di partner. Il canale diretto può essere, se noi stiamo immaginando una proposta di valore di prodotto, dove quindi proponiamo prodotti, possiamo immaginare praticamente la forza di vendita diretta può essere il canale diretto, oppure se vendiamo abbiamo una piattaforma di e-commerce online, la forza di vendita online è il nostro canale. Diretto attraverso cui ci facciamo conoscere, che può essere un negozio proprio, oppure attraverso l'utilizzo di partner. Se pensiamo al caso in cui andiamo a collocare su uno scaffale di un fornitore, dei nostri prodotti, quello sicuramente la Business Model Canvas deve tener conto poi delle relazioni con i clienti. Quindi, guardando praticamente i nuovi blocchi di Business Model Canvas, definito il target, definita la proposta di valore, arrivati al cliente, tramite il canale, dobbiamo stimolare, quindi dando cura alla customer satisfaction. Per cui come si dà cura? Col post vendita. Quindi grande attenzione a verificare se il cliente nella vendita dei prodotti usati è proprio questo, che non garantisce l'esito della vendita e spesso prende un inbound negativo proprio sul caso di truffe di vendite tra privati. La co-creazione sono tutti elementi che ne dobbiamo prendere in considerazione quando andiamo a vedere la capacità di relazione col cliente, che è il quarto blocco che nel complesso aiuta a generare praticamente il quinto blocco, che è il flusso di ricavi. Conoscere quindi il flusso di ricavi è determinante. Ora, come possiamo generare ricavi con il nostro modello di business? I ricavi possono essere generati con diverse modalità, poi tutto dipende, ovviamente noi stiamo esaminando casi generici. Quindi Business Model Canvas, che stiamo spiegando ora, dei nuovi blocchi che insieme, quindi nuovi aspetti tra i quali c'è un flusso continuo, scambio di informazioni,
che nel complesso aiutano a definire un modello di business, ovviamente va personalizzato rispetto al singolo modello che vogliamo adoperare. Flusso di ricavi cambia, se pensiamo allo strumento dell'abbonamento, lo strumento abbonamento viene adoperato spesso oggi anche in molte piattaforme digitali, che è uno strumento che anche a me piace tantissimo, che non è adattabile a tutti gli strumenti digitali, pensa l'e-commerce di prodotti può non essere abbinabili a un abbonamento, anche se ultimamente esistono delle piattaforme invece che vendono prodotti ad abbonamento, se si pensa al noleggio di abiti d'alta moda usati, questi utilizzano il modello dell'abbonamento come flussi di ricavi. Quindi flussi di ricavi possono essere transazioni che riguardano la vendita di beni o i canoni d'uso, oppure il prestito, il leasing, le licenze, le quote di iscrizione, le commissioni e intermediazioni. Oppure possiamo avere anche un altro modello che sia quello dei pagamenti continui per supporto post vendita, quindi il ticketing post vendita, che può prevedere praticamente un pagamento dopo la vendita. Ciò detto, passiamo a definiti i primi cinque blocchi che rappresentano praticamente tutto quello che genera valore e si tramuta in numeri, quindi in ricavi. Per fare ciò bisogna impegnarsi. L'impegno nasce da risorse chiavi che si ha a disposizione. Quindi bisogna ragionare, riflettere nella discussione con uno come me, con un business innovation manager che ti sollecita per comprendere praticamente il tuo modello, se è un modello che si sostiene. Bisogna capire che risorse hai e che spesso rappresentano dei punti di forza, perché se non le hai e ti affidi a dei partner esterni, vuol dire che potresti avere un punto di debolezza. Per cui le risorse fisiche, come per esempio impianti, edifici, veicoli, macchinari, sistemi di punti vendita, reti di distribuzione, sono risorse. Come oltre alle risorse fisiche possono essere quelle intellettuali, quindi marchi, brevetti, copyright, partnership, database di clienti, oppure risorse umane, personale, oppure addirittura risorse finanziarie. Nel complesso, le risorse possono essere quindi tangibili e intangibili. Sono degli elementi indispensabili da identificare per vedere se si hanno dei punti di forza o di debolezza. Poi bisogna, una volta definite le risorse chiavi, quali sono le attività chiave. Quindi, che cosa devo fare? Le attività chiavi intese proprio quali sono le singole attività che bisogna porre in essere per sostenere il modello del business. Quindi partendo dall'attività, se per esempio pensiamo all'attività di produzione, dobbiamo progettare, creare e distribuire prodotti. Quindi sono elementi indispensabili per comprendere se è sostenibile e se dobbiamo porre in essere tutte le attività. Quindi qui una grossa discussione per esaminare le singole attività da porre in essere nel quotidiano e anche nel breve periodo. Quindi le attività di problem solving, per esempio, bisogna creare sempre nuove soluzioni a nuovi clienti personalizzabili per risolvere sempre le esigenze di novità che ha il cliente. Un'altra attività potrebbe essere, laddove stiamo parlando in business model che regge su un'attività di natura digitale, un'attività chiave è la piattaforma proprio, quindi la piattaforma web, le reti, i software. Passiamo ora ai partnership chiave, che dipendono anche dalle risorse chiavi. Meno risorse hai, più partner abbiamo, e viceversa. Possiamo scegliere praticamente, se immaginiamo che vogliamo lanciare una bibita funzionale e sappiamo che diventa difficile immaginare di già creare un laboratorio e anche i macchinari per l'imbottigliamento e anche le etichettatrici. Per cui sarebbe opportuno esternalizzare queste attività. Per cui, anche perché se non superiamo dei test di mercato che ci aiutano a comprendere se questa bibita funzionale risponde alle esigenze del mercato e quindi è necessario programmare grandi volumi, è opportuno all'inizio esternalizzare alcune fasi di produzione. Qui ecco a che cosa servono i partnership chiave. A utilizzare fornitori esterni per aiutarci ad accelerare lo sviluppo del business. Per cui partnership chiave possono essere definite sulla base di alcune scelte di ottimizzazione di economia di scala, di ridurre il rischio e dell'incertezza e acquisire particolari risorse e attività. E concludiamo con la struttura dei costi.
La struttura dei costi è una struttura che è l'effetto di tutti gli impegni che dobbiamo assumere. Ora, questa struttura è basata sulla riduzione, le scelte che riguardano la struttura dei costi possono essere scelte basate sulla definizione di una riduzione dei costi, ove possibile, oppure sulla definizione di migliorare la soddisfazione del cliente. Quindi non pensiamo a quanto ci costa soddisfare il cliente, ma fondamentale, diventa l'obiettivo prioritario, quindi bisogna creare valore piuttosto che ridurre i costi. E se questo è il tema, quindi nella scelta di strutture dei costi non incide l'economia di scala, ma incide praticamente la soddisfazione del cliente. Ecco qui il nostro business model canvas, una rappresentazione grafica di 9 argomenti, 9 blocchi, così li definisce Osterwalder, che hanno un ordine logico e comunicano fra di loro secondo un ragionamento logico. Quindi memorizziamo la tabella grafica, che ci aiuta anche sempre a affrontare 9 argomenti da decidere, ma perché poi fondamentalmente il Business Model Canvas aiuta l'imprenditore a prendere decisioni su n topics che, se sono correttamente prese, si tramutano in equilibrio economico-finanziario. Laddove invece non sono adeguatamente prese, perché i risultati economico-finanziari non arrivano, oppure perché la quantità di dati di clienti non cresce, vuol dire che dobbiamo cambiare qualche tassello. Perché il business model canvas? Ci dobbiamo porre delle domande. Come può essere definito? Beh, St. John's State University lo definisce come una semplice descrizione, un resoconto o una mappa concettuale di come un business trarrà profitto. E questa può essere una definizione. Osterwalder invece dice che un modello di business descrive la logica in base alla quale un'organizzazione crea, distribuisce e cattura valore. Poi cattura proprio perché è la capacità di questo modello di acquisire il valore dall'esterno. E questa è la definizione di Osterwalder nel 2010 nel suo libro. Vediamo come va impostato il business model, interpretato il business model canvas. Ogni volta che noi dobbiamo prendere una decisione, lo ripeto sempre nei miei webinar e anche negli incontri con i nostri clienti, le decisioni si prendono a valle di un processo di studio. Non è pensabile non studiare. L'analisi, e quindi riguarda la fase di studio e approfondimento di ogni blocco, ogni argomento, che nel complesso i 9 blocchi definiscono un modello d'affari. Per cui, se si è studiato, si è fatto un'analisi corretta, si può cercare di individuare una proposta di valore che crea innovazione. Ora, questo Business Model Canvas risponde a 4 domande fondamentali. Prima di tutto, a chi mi rivolgo? Qual è il mio target? Cosa gli offro? Quindi qual è la proposta di valore? Perché glielo offro? Quindi di conseguenza qual è la struttura dei costi? E in che modo glielo offro? Quindi che attività chiave devo adoperare? Che risorse chiave? E quant'altro. Beh, questo studio del contesto è uno studio che ci consente di vedere come poter effettuare un'analisi. Quindi proprio la fase di analisi è una fase strategica determinante che ci aiuterà a prendere delle decisioni. Quindi si parte dall'analisi delle forze di mercato, quindi se è un mercato segmentato, oppure quali sono i bisogni e le richieste, quali sono i problemi del mercato, quali sono i costi di transizione, l'attrattività dei ricavi. Si passa poi a studiare quali sono le tendenze del mercato, le tendenze chiavi. Quindi le tendenze che non solo sono del mercato, ma anche quando si studia l'ambiente può essere influenzato da tendenze di natura normativa, tecnologica, sociale, socio-economica. Un altro elemento fondamentale da prendere in considerazione invece poi è quali sono le forze del settore, quindi gli impatti che può produrre dall'esterno gli stakeholder, per esempio i fornitori, i prodotti e servizi sostitutivi, gli operatori emergenti. Tutto ciò impatta sulle forze economico e macroeconomico, quindi le condizioni di mercato globale,
del mercato dei capitali, la macrostruttura economica, le materie prime. Quindi queste quattro forze impattano le scelte, per cui nella fase di studio, di analisi, bisogna attendere in considerazione l'analisi dell'ambiente, che aiuterà a prendere delle decisioni per individuare gli elementi di innovazione da introdurre nel nostro modello d'affari. Tutto ciò aiuta, l'analisi aiuta a definire lo SWOT analysis. Quindi lo SWOT analysis è una, come dire, una fotografia di sintesi dello studio, dell'analisi condotta. Quindi possiamo, grazie all'individuazione di forze e debolezza, fare una fotografia istantanea della situazione attuale, e sulla base praticamente di questa fotografia possiamo immaginare i percorsi futuri, quindi le traiettorie future, partendo dalle opportunità e minacce. Ciò detto, vediamo che il Business Model Canvas è un modello d'affari che presenta una logica sistemica, ovvero, come abbiamo detto, questi nove blocchi sono nove blocchi, sono nove aspetti di un'azienda che nel complesso aiutano a definire un modello d'affari, che hanno uno scambio di informazioni continuo, che crea nel complesso un sistema. Non so se qualcuno ha studiato economia, si parla sempre di sistema aziendale, proprio perché c'è un sistema costituito da elementi di un'azienda che hanno uno scambio di informazioni continue. Se ben correttamente pensate, ogni elemento e anche l'effetto in termini di scambio di informazioni fra ogni blocco, si è correttamente impostato un metodo logico, che oggi è anche grafico grazie a questo modello grafico del Business Model Canvas. Quindi ecco il motivo per cui si consiglia di utilizzare un modello di business che tenga in considerazione questi nove blocchi e o si utilizzi anche una tabella grafica per ragionare e riflettere sugli elementi che compongono il modello d'affari. Si parte quindi dai segmenti della clientela, si passa alla proposta di valore, tramite i canali si arriva alla clientela e tramite le relazioni con i clienti si mantiene, si gestisce il rapporto con la clientela. Tutto questo genera un effetto in termini di flussi di cavi. Per raggiungere questo obiettivo avremo degli impegni, quindi risorse chiavi, attività chiave da porre in essere, partner chiavi. Tutto ciò, tutto questo impegno ha un impatto economico in termini strutturali dei costi. Beh, passiamo ora a cercare di comprendere, se venissi in azienda, come dovrei impostare il vostro Business Model Canvas. Il Business Model Canvas è un processo metodologico che parte da, ed è come se fosse un processo, parte dalla individuazione del team. Spesso noi anche con fare impresa, quando pensiamo a interagiamo con un imprenditore, la prima domanda che gli facciamo è: qual è la tua squadra? Perché non esiste un business senza una squadra, è la squadra che fa gol, non c'è mai un unico calciatore. Per cui il primo aspetto è identificare le competenze che c'erano diverse, eterogenee e complementari nella organizzazione di un'impresa, che aiutano anche a identificare il team che cercherà insieme a me, a noi di fare impresa, di generare, definire, fotografare i nove blocchi. Ora è importante quindi partire dall'individuazione delle competenze, dall'età, le esperienze, le conoscenze. Noi acquisiamo informazioni sulle competenze e questi elementi e ci aiutano a creare già un organigramma all'interno del team per affidare un compito a cada uno. Dopodiché si avvia una fase di immersione, di discussione. Ogni topic va discusso. Il devil è proprio il soggetto esterno, come noi di fare impresa siamo proprio i devil, gli avvocati del diavolo, che devono mettere in discussione tutte le convinzioni che ognuno ha. La discussione aiuta a generare valore, cioè a definire meglio un profilo di un blocco rispetto a quello che si era pensato prima. Dopodiché, dopo questa fase di immersione, si passa all'espansione, a immaginare l'innovazione di ciascun elemento del business. Si adoperano dei criteri di selezione tra varie scelte, quindi si pensa al cliente, alla fase in cui si discute sul cliente, si metteranno in gioco diversi target fino a che
si adopereranno poi dei criteri di selezione e di accettazione di un determinato target e esclusione di un altro. Tutto questo processo aiuta poi a prototipare il modello, cioè a lanciare il modello sul mercato e testarlo e vedere che effetto ha. Quindi la prototipazione di un modello di business è frutto di un processo, si passa quindi dalla delineazione dell'idea, dallo sviluppo di un canvas completo, dal lancio di un business case, a verificare il test sul campo. Questo metodo riguarda sia che possiamo ragionare sulle innovazioni di prodotto, innovazioni di processo, sia di una startup, sia di una company già esistente. È un metodo che si applica sempre, cioè prescinde se si debba applicare a una startup o un'azienda. Anzi, le aziende già esistenti e strutturate devono avere un business model canvas, essere supportate dall'esterno per ridiscutere sempre quel modello d'affari, essere aiutate per introdurre elementi di innovazione, che possono essere innovazioni di prodotto o processo, per lanciare delle novità e testarle. Le challenge in azienda sono delle metodologie attraverso le quali si accompagna il processo di creazione di business model con delle discussioni e delle competizioni interne che aiutano poi a generare tutte le varie idee, selezionare quelle più vincenti, dove, introdurre dei criteri di selettività fino ad arrivare praticamente a un prototipo che viene lanciato, testato e verificato. A valle di queste verifiche poi si decide se mantenerlo in casa o escluderlo. Perché è importante progettare? Beh, io vi assicuro che è una vita che progetto, per cui per me è importantissimo, se non avrebbe senso la mia vita. Per cui progettare e pianificare perché non dobbiamo avere delle sorprese. Se tu non progetti il tuo business, è ovvio che poi prima di tutto non puoi immaginarti gli scenari. Nella fase di progettazione, difatti, il business design che ci ha aiutato come metodologia a grafica, effettivamente appuntare degli aspetti per poi riflettere sulla strada da perseguire e poi verificare gli effetti della prototipa del lancio del test e anche nel dopo lancio aver già scritto gli scenari, cioè dobbiamo immaginare sempre quando lanciamo per esempio un nuovo prodotto dobbiamo immaginare scenari A e scenari B. Il nuovo prodotto va bene, benissimo, il nuovo prodotto non va bene, abbiamo ritirato, che dobbiamo fare? Abbiamo ritirato al mercato. Dobbiamo introdurre correttivi, aumentare gli investimenti, aumentare le sponsorizzazioni. Quindi è importante fare un piano. Il piano, la pianificazione serve a prevedere l'andamento di alcuni risultati, ma serve anche quindi in modo ciclico, quindi piano, test, verifica dei risultati, riposizionamento, ripiano, riprogrammazione, test, riposizionamento. Generalmente che la fase di progettazione è una fase, si dice, ciclica, cioè nel senso che non è che io programmo e poi mi fermo lì, devo verificare il feedback e poi prendo decisioni conseguenti. Per cui un'azienda deve introdurre sempre innovazione, proprio perché abbiamo detto ad origine, il mercato è un mercato sempre turbolento, c'è un'evoluzione continua della tecnologia, delle esigenze, dei bisogni delle persone, per cui non possiamo essere stazionari. L'imprenditore non può essere stazionario perché non esistono oceani blu. Anzi, noi ormai dal dopoguerra ad oggi si sono generati sempre più oceani rossi, cioè dei mercati che diventano sempre più popolati di concorrenti, c'è cioè una grandissima competizione sempre in ogni nicchia di mercato, difficile trovare delle nicchie nuove. Lo studio continuo proprio e la programmazione aiutano a individuare vantaggi competitivi che bisogna conquistare, nuovi nicchie di mercato che bisogna conquistare. Perché esiste il mondo delle startup? Il mondo delle startup esiste perché si generano delle nicchie con l'evoluzione tecnologica. Per cui startup significa lanciare un'iniziativa, proprio questa iniziativa la puoi lanciare proprio perché si generano delle nicchie grazie all'evoluzione dei trend. Se no non esisterebbero le startup. Quindi le basi delle innovazioni che possono essere queste innovazioni di prodotto o di processo sono le risorse, prima di tutto. Anzi, prima di tutto partiamo dal cliente, dai bisogni nuovi che si generano al cliente. Per cui questi bisogni nuovi vanno gestiti con delle risorse, che possono essere infrastrutture o partnership,
che vanno gestite a sua volta con un'offerta che può essere una proposta di valore che influenza tutto il modello di business e a sua volta crea un impatto sugli effetti finanziari. Questi sono elementi, le basi dell'innovazione. Le cinque fasi di progettazione del business model canvas sono un argomento che ora vi spiego, ve ne parlo perché dovete a questo punto, avendo compreso che cos'è il business model canvas, dovete iniziare a costruire il vostro modello d'affari. Per cui dovete pensare a quello che dovete fare in azienda per creare questo business model. Prima di tutto mobilitate tutti, iniziate a stimolare tutti quanti in una discussione. Dopodiché bisogna, affinché tutti quanti, una volta arrivati in una riunione, devono iniziare a discutere sui clienti, le tecnologie e l'ambiente. Tutti questi argomenti da discutere, che devono essere compresi, servono poi a progettare. Si passa successivamente a implementare delle decisioni e gestire delle decisioni. Queste sono cinque fasi in cui si aprono delle discussioni che aiutano poi a costruire il modello d'affari. Ora passeremo, dedicheremo qualche minuto a qualche esempio. In come immaginavo, oggi possiamo parlare solo di Business Model Canvas e non di tutti gli altri strumenti di Business Design, che è bene evidenziare e sottolineare che la metodologia del design applicata al business, all'economia, è una metodologia che partita dal business model canvas, ma poi si è evoluta ovviamente, di conseguenza sono stati introdotti anche dei modelli, dei metodi di definizione della propria brand identità e di un'azienda, di un marchio, di un professionista. Ci sono diversi modelli che nel complesso poi rappresentano il business design. Il canvas è uno dei modelli. Ma diciamo il modello più importante. Parliamo dell'iPad, l'iTunes. Come è nato? È nato perché c'era un mercato di massa che voleva ascoltare musica, voleva una proposta per soddisfare un bisogno, che era praticamente l'esperienza musicale integrata. I clienti possono cercare e comprare e ascoltare musica digitale con molta facilità, grazie all'iPad. Come si è arrivata al mercato di massa? Grazie a dei negozi al dettaglio, come per esempio Apple Store, Apple.com e iTunes Store. Tutto ciò si sviluppa attraverso poi delle relazioni continue che si devono consolidare tra colui che propone la proposta di valore e il mercato. Quindi i costi di commutazione e l'OMAC rappresentano le relazioni col cliente. Tutto ciò genera dei ricavi grazie alla vendita di hardware per iPad e alla vendita anche della musica stessa. Qualche impegno ha dovuto assumere Apple per sostenere questo modello. Ha impegnato delle risorse che aveva. Le proprie risorse che avevano sono sicuramente sempre state, secondo Steve Jobs, le persone, il marchio, i contenuti, gli hardware dell'iPad e l'iTunes. Dopodiché, oltre alle risorse chiave, ci sono delle attività singole, attività chiave che bisogna porre in essere, per cui tra queste attività chiave ricordiamo la progettazione degli hardware, il marketing, che sono singole attività necessarie, indispensabili affinché poi la prossima valore sia, come dire, ben domandata dal mercato, dal cliente. Quali sono i partner chiavi? Le case discografiche, i produttori di apparecchiature originali, come esempio le cuffie. Tutto ciò, questo impegno, genera dei costi, un costo del personale, costo di produzione e costo di marketing. E questo è un modo con cui si esamina un modello di business già esistente, che non abbiamo fatto null'altro che fare una fotografia di quelli che sono gli elementi di sintesi che sono stati discussi a suo tempo da Apple per lanciare l'iPad. Per cui la logica sistemica di un modello del business model canvas è una logica che risponde a quattro domande fondamentali, già l'abbiamo detto: a chi ci rivolgiamo, perché lo facciamo, che cosa gli offriamo e come glielo offriamo. Sono quattro domande strategiche fondamentali che ognuno di noi dobbiamo porci quando cerchiamo di risolvere un problema a qualcuno. Quindi
Ritorniamo al business model canvas nei suoi piccoli moduli e vediamo praticamente come il cliente è sempre al centro del processo ed è colui che rappresenta praticamente il bisogno e il problema che dobbiamo risolvere. Noi siamo capaci di generare valore se troviamo un problema che nessuno degli altri ha risposto, nessun competitor ha risolto a un cliente e noi glielo risolviamo. Oppure se troviamo un cliente nuovo, una nicchia nuova e siamo i primi a risolvere un problema con la nicchia. Per cui bisogna indispensabilmente dedicare sempre molta attenzione allo studio del cliente, quali sono i suoi bisogni, capire le sue esigenze e come introdurre elementi di innovazione atti a soddisfare le proprie esigenze. Quindi il cliente, grazie all'Empathy Map, può essere esaminato attraverso una serie di domande che bisogna porsi. Cosa pensa e cosa sente realmente? Cosa vede, cosa dice, cosa fa, cosa sente, cosa intende per difficoltà, perché noi potremmo avere una misurazione della difficoltà differente. Ecco perché dicevo, è indispensabile avviare una survey che aiuta a far dare risposta al cliente, non pensare noi alle risposte al cliente. È importantissimo non pensare mai che la prova grossa di valore sia quella voluta dal cliente, mai ragionare con la pancia, ma sempre con la testa. Come ragionare con la testa se studiate il mio cliente. Per cui solo a valle di questionari, survey, studi, ricerche di mercato si possono individuare delle esigenze e proporre delle soluzioni. Questo è il metodo. Per cui bisogna pensare che il canvas si può realizzare attraverso una design che tende a utilizzare delle architetture e i pattern, cioè gli schemi architetturali di un modello di business in genere sono cinque. Possono essere un metodo la scorporazione delle attività. Se andiamo a dividere le singole attività e cerchiamo di individuare praticamente nella frazione di singole attività degli elementi di innovazione che possiamo introdurre di prodotto, per esempio, oppure delle correzioni di infrastruttura, miglioramenti del rapporto con la clientela. La coda lunga è un altro pattern, un altro schema che riguarda praticamente ormai le tendenze del mercato di massa. I prodotti a coda lunga sono tantissimi. Tutte quelle volte che proponiamo un'offerta di valore che viene venduta n volte, tantissime volte in piccole quantità, questo rappresenta un modello, uno schema di coda lunga. Inoltre, Prima devi sbloccare il tuo iPhone. la piattaforma multiside è un'altra metodologia in cui, sempre sulla stessa piattaforma, si può avere due lati, due aspetti, due tipi di clienti e due tipi di proposte di valore. Oppure un altro schema può essere lo schema free, dove con la logica dell'esca proponi una cosa gratuita, attrae il cliente e gli vendi qualcosa a pagamento. Altro schema può essere il modello di business aperto, dove abbiamo praticamente, per esempio, Red Hat, che è una piattaforma open source per gli sviluppatori, utilizza proprio un modello di business aperto che dà a tutti la disponibilità di strumenti, consente a tutti la collaborazione sistematica con partner esterni tramite outside in e inside in. Bene, passiamo ora a esaminare qualche altro strumento, qualche altro modello di business, velocemente. I modelli, per esempio, il private banking, un modello private banking è un modello che risolve dei problemi agli individui, le famiglie, le nicchie, le banche, gli offre dei servizi personalizzati di finanza, gli arriva tramite il cliente grazie alla rete di contatti personalizzati. Grazie a piattaforme per le transazioni, gestisce delle relazioni col cliente grazie a relazioni amichevoli, perché in genere questa figura del private banking è una figura che personalizza molto il rapporto. Tutto questo genera ricavi grazie a tariffe per la gestione della consulenza, tariffe di prodotti e performance o tariffe per transazioni. Per sostenere questo valore che produce al cliente ci sono una serie di impegni. E nel complesso, quest'area di sinistra e gli altri blocchi rappresentano tutti gli impegni che questo deve assumere per raggiungere la soddisfazione dell'utente. Bene, sono tanti i modelli di business che possiamo poi esaminare. Basta
anche quello di Google, sono tanti modelli che bisogna approfondire. A questo punto io credo che siamo andati lunghi, perché la tematica da lunga, ci sono tanti argomenti. In 50 un'ora è poco per spiegarvi quanto valga il business model canvas e quanto valore può generare ai clienti. Io vorrei semplicemente ricordare che il business model canvas è uno strumento indispensabile per ogni imprenditore, startup, per definire bene il proprio modello d'affari, ma oltre al business model canvas, anche nelle, specialmente nelle organizzazioni già strutturate, vi sono altri strumenti del business design che possono essere implementati, come solution design canvas, customer experience canvas, mission canvas, il personal business model canvas, il branding canvas. Sono altri modelli utilizzabili che poi vi racconterò in un altro webinar, in un altro evento, laddove si dovesse realizzare, che aiutano sicuramente ogni organizzazione a generare valore. Invito i nostri ospiti, che in questo momento timidamente non hanno salutato, e ringrazio tutti per i saluti, ma non hanno fatto domande. Laddove avete domande da porre, chiaramente questo è il momento giusto. Intanto saluto Emi Berretta, Chiara Mezzina, Ketty Vanoli, tutto il team Wosting, Mario Di Girolamo, Roberta Peluso, Julian Hart, sono tanti. Mi chiedo scusa a coloro di cui mi sono dimenticato i saluti, qualcuno che è uscito prima. Beh, se avete domande, anche se volete poi scriverci in separata sede, potete sicuramente contattare il club di Wosting, oppure scriverci su innova@fareimpresa.it se avete domande da porre. Ecco, è stata una bella lezione, grazie Emi. Ma una cosa importante che voglio consigliare è di leggervi due libri interessanti che a me mi hanno sicuramente arricchito: Creare modelli di business di Alexander Osvalder e Il business design per le PMI. Sono due libri che in sintesi fanno parte praticamente dei contenuti di questo incontro. Sono strumenti utili, aiutano ognuno che vuole generare valore nella propria impresa a generarlo. Benissimo, allora io a questo punto ringrazio Wosting, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, invito a seguirci e vi auguro buona giornata. A presto.